Siamo qui seduti di fronte a questo bel sole che ci bacia in fronte, no? È una cosa Non mi stupenda, aspettavo una giornata così sai? oggi, bellissima, Le bellissima. previsioni, pioggia, Previsioni. vento, tempesta, qua. Sole gratis. Chi se parò del mondo, guarda la mia. E mi fa sempre sorprese. Sì, allora siamo in questa realtà di natura, no? Qui anche dietro c'è questa scritta che mi pare di aver letto lì, voi opere del Signore, benedito il Signore, no? Che è poi un Sole, verso del Salmo, che è vero? poi un verso del Salmo, ecco, quindi queste opere che Dio fa, cosa sono queste opere, secondo te, Andrea? Quali sono queste opere? Ma sai, le opere che noi facciamo sono di Dio perché noi non facciamo niente. E ricordando che non possiamo far niente senza Dio, senza di me nulla, in un tempo mi deprimeva. Ma adesso mi gloria, sai, perché dico, ma guarda quel poco di bene che passa attraverso di me, lo posso senza dubbio, vista la coscienza che ho di me, di essere quel nulla, ma così prezioso a Dio, questo nulla, in cui Lui può fare qualcosa, o meglio fa tutto. No, opere del Signore benedetto. Difatti quando ci incontriamo noi due, Silvano, cosa ci raccontiamo? Quello che abbiamo fatto noi? Mai più, no? Ma le cose, ci raccontiamo le esperienze. Ma cosa sono le esperienze? Se noi non toccare con mano che il bene che abbiamo fatto lo abbiamo lasciato fare a Dio. Questa è una meraviglia. Sai, anche la Giosi è stata chiamata a essere operante a Milano. Lei stava neanche in piedi, povera creatura. Hai conosciuto la Giosi, Sì, vero? sì, 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 sì. E proprio, un giorno sono andato a Dio, ho sentito che vai a Milano, in questo grande Milano dove bisogna avere muscoli lì per stare in piedi, bisogna essere capaci di mille cose. E tu qua cosa vai a fare a Milano? Ma io vado tranquilla, sai, dice a Milano. Ma cosa vai a fare? Io, dice, vado a spostarmi perché faccia qualcosa Gesù. Ma una meraviglia. Bellissimo. Nella grande Milano, una creatura che non vale niente. E difatti, sulla terra che ha sconvolto e raddrizzato la terra, è stata una creatura che non valeva niente. Ed era, no, Maria, Maria. Io non valgo niente, 14-15 anni, cosa valgo io? Non temere, Maria. Ci pensa Dio a far l'opera di tutte le opere in te, ed è Gesù. E quindi noi non dobbiamo mai piangere sulla nostra debolezza, forse sì sulla nostra presunzione che la debolezza faccia qualcosa, ma cedere subito la nostra debolezza a Dio e Lui la sfrutta bene per le sue opere. Grandi cose ha fatto in me colui che è potente. In questa creatura che vale niente, la Madonna ha detto: guardate cosa ha operato lui.